Incidente sulla provinciale Zegna-Caluso oggi martedì 26 giugno poco dopo le 15.30, coinvolto in fuoristrada Range Rover Evoque con a bordo una 55enne di San Giusto canavese e una moto Yamaha R6 condotta da un 27enne di San Giusto. L'impatto è stato molto violento, la vettura si è ribaltata in mezzo alla carreggiata mentre la motocicletta ha colpito il ponticello di cemento del fossato frantumandosi in più pezzi. Il giovane è stato sbalzato dalla sella e dopo aver impattato contro il muro di un'abitazione è finito a terra. Sul posto la Croce Rossa di Castellamonte, e l'elicottero soccorso del 118, i vigili del fuoco di Ivrea, l'elicottero drago dei vigili del fuoco con i SAF, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e della stazione di Allier. Purtroppo per il giovane non c'è stato più nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna invece è stata estratta dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco e dopo essere stata stabilizzata è stata ritrasportata all'ospedale CTO di Torino. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio di... La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Lui è morto, sono andato di lì perché la ruota è rimasta impattata a un punto, la ruota davanti.